Nelle sale espositive del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande, domenica 12 marzo non risuoneranno più le arringhe e le sentenze come quando era destinato a tribunale, ma la voce del banditore d'asta e le offerte degli acquirenti. La terza edizione 2017 della Fiera Antiquaria porta infatti con sé una grande novità, l'asta antiquaria. La cassa d'aste prevede dalle 3 alle 5 mila persone, quindi tutti i buyer di alto livello che verranno in città per vedere questa bellissima asta che verrà fatta qui in Fraternita. Siamo fortemente convinti che sia un passo importante per riqualificare la fiera stessa, perché comunque alza molto il livello, e mi auguro che anche gli stessi antiquari sfruttino questa occasione, magari portando in fiera anche qualche pezzo magari un pochino più di valore, proprio tenendo di conto che in città ci sarà un grande passaggio comunque di persone molto esperte. Prima dell'aggiudicazione nel corso della Fiera Antiquaria di marzo, sempre nel Palazzo di Piazza Grande, ci sarà la mostra dei pezzi che verranno battuti. Noi abbiamo aderito all'invito del Comune di Arezzo di svolgere una prima asta qui al Palazzo della Fraternita. Abbiamo portato due eredità molto importanti che si trovavano a Roma, che ci hanno affidato. E abbiamo argenti molto particolari, sculture, dipinti, e il clou che abbiamo è la Maddalena del Guido Reni. Ma non solo antiquariato all'interno delle sale del Palazzo di Fraternita. Il 2 marzo sarà infatti inaugurata una mostra per celebrare il 150° anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia. Sarà presente qui il pittore Yoshiteru Nomura insieme con Sua Eccellenza l'ambasciatore del Giappone in Italia e l'associazione Italia-Giappone per l'inaugurazione della mostra del pittore Nomura qui in questo palazzo dal 2 al 26 di marzo. All'inaugurazione della mostra saranno presenti i musici, gli sbandieratori della giostra del Saracino e le rappresentative dei quartieri della giostra del Saracino. Sarà un'accoglienza tutta a retino a un grande personaggio che è l'ambasciatore del Giappone in Italia.